Ringrazio per l'invito che la Fondazione mi ha rivolto a partecipare. Mi fa piacere che in questo contesto si voglia ascoltare anche la voce della Chiesa e della Chiesa Campana in particolare. Porto il saluto anche degli altri vescovi della Conferenza Episcopale Campana. In Campania ci sono 23 diocesi più 2 abbazie territoriali, Montevergine e Cava dei Tirreni, e vi porto il saluto dei vescovi. Ovviamente io non ho competenza per fare un'analisi tecnica delle risorse impegnate per i giovani nel PNRR, credo di non essere stato invitato per questo, evidentemente, ma vorrei fare alcune considerazioni al riguardo. Il Mezzogiorno certamente è il terreno obbligatorio per lo sviluppo del Paese e questo sviluppo passa certamente per i giovani attuali ma anche quelli che verranno dopo, le future generazioni. Su questo c'è sufficiente chiarezza, ma non nascondo le difficoltà che esprimo in questo modo. Nel 1989 la Chiesa italiana pubblicò un documento sul Mezzogiorno, Chiesa italiana e Mezzogiorno, dove i vescovi fanno questa diagnosi dello sviluppo avvenuto nel Sud. Uno sviluppo, dicono, usano 4 termini, uno sviluppo incompiuto, distorto, dipendente e frammentato. Mi chiedo se in poco più di 30 anni, siamo documenti dell'89, sia cambiato realmente qualcosa circa la classica storica questione meridionale. Questo sviluppo oggi, a nostro parere, è minacciato l'argomento del giorno, dalla cosiddetta autonomia differenziata, almeno secondo quel programma che si crede di attuare. Che autonomia differenziata che autorevoli studiosi hanno definito, e io condivido, la secessione delle regioni ricche. Un altro autorevole documento della Chiesa italiana, 1981, la Chiesa italiana e le prospettive del Paese, ebbe questa espressione lapidaria, attualissima: il Paese non crescerà se non insieme. Paese non crescerà se non insieme. Grazie al PNRR, per quanto è possibile saperne dalla lettura, dalle riflessioni, c'è la possibilità di ridurre il divario tra nord e sud. Ma, esprimo una serie di ma, il rischio che tanti soldi in arrivo suscitino gli appetiti delle mafie e della camorra. Non dimentichiamo l'esperienza triste del post-terremoto 1980, quando la ricostruzione dopo il terremoto provocò una svolta negativa nella vita della camorra su quei soldi che arrivavano per la ricostruzione. Si ebbe una recrudescenza, soprattutto della violenza. Sono vescovo di Aserra, ricordo Don Riboldi, soprattutto per quegli anni in cui ad Aserra, nel territorio napoletano, c'era almeno un morto ammazzato al giorno. E allora questo deve fare da lezione, il rischio che tanti soldi possano suscitare gli appetiti delle mafie. Un secondo ma: è realmente per i giovani questo piano? Ho detto che grazie al PNRR c'è la possibilità di ridurre il divario nord-sud, ma ho detto la mia prima difficoltà è che il rischio che tanti soldi in arrivo suscitino gli appetiti delle mafie. Seconda difficoltà: è realmente per i giovani questo piano o per arricchire altri
non dico chi, soggetti, istituzioni o persone, secondo quel modello economico, quell'economia che Papa Francesco molto giustamente dice che è un'economia che uccide, che sacralizza la merce. Sta di fatto, se non vado errato, può darsi che mi sbaglio, sta di fatto che il PNRR non è stato pensato con i giovani. È un ennesimo progetto che vuole favorire i giovani, pensato per lo sviluppo che li riguarda, ma senza minimamente ascoltarli e interpellarli. Tutta più disegna il futuro dei giovani che già ci sono e non per quelli che ci saranno. Ancora un'altra difficoltà, la evidenzia lo studio del bravo Gianfranco Viesti, studio commissionato dalla Fondazione per il Sud, in cui si evidenzia che restano irrisolti i nodi del dopo, cioè la futura gestione delle nuove strutture e dei servizi eventualmente messi in opera. È la solita distinzione tra la costruzione della casa e la sua manutenzione. Costruire la casa può essere anche più o meno facile, è la sua manutenzione che diventa più difficile. Perciò sarà importante, probabilmente, condivido anch'io, che c'è bisogno di una regia che segua l'attuazione del piano, lo accompagni passo passo e soprattutto vigili sulla sua corretta attuazione. Il PNRR non può essere solo una cozzaglia di più di 60.000 progetti pur di raggiungere le centinaia di miliardi previsti, ma occorre una regia oculata che ne accompagni l'attuazione. Infine, in riferimento alle 6 misure del PNRR, vorrei mettere in evidenza quelle che, a parere dei vescovi della Campania, quelle sulle quali ci sembra più urgente intervenire proprio in relazione al futuro dei giovani, al presente e al futuro dei giovani. Ne indico soprattutto 3 di queste misure che dovrebbero essere prioritarie. 1. L'istruzione e la dispersione scolastica. Proprio l'arcivescovo di Napoli, la diocesi di Napoli, con quella di Pozzuoli, sta portando avanti il cosiddetto patto educativo proprio per combattere la dispersione scolastica, patto educativo che fa fatica a decollare. La povertà educativa credo che sia la priorità assoluta. Un paese che si permette di avere un terzo dei suoi ragazzi in povertà assoluta o relativa non può esistere. Seconda misura che riteniamo prioritaria è la transizione ecologica, la questione decisiva per il futuro delle nostre terre. Occorre combattere l'inquinamento ambientale, le bonifiche e tutto quello che occorre, che tra l'altro si possono rivelarsi come un volano dal punto di vista economico, collegate con il lavoro. Transizione ecologica, dunque, contrasto all'inquinamento ambientale, difesa, salvaguardia dell'ambiente, a cui è legato anche l'urgenza della salute. E infine, terza misura, almeno dalle nostre parti, ma non solo, i vescovi sono preoccupati per la desertificazione delle aree interne della regione. Occorre ripopolare le aree interne che producono soprattutto poi l'esodo continuo, come uno stillicidio, l'esodo dei nostri giovani. Trattenere i giovani, e questo non può non passare anche per il ripopolamento delle aree interne, esodo che continua. Nonostante tutto e tutti i provvedimenti, è un esodo, è un'emorragia che continua.
Concludo dicendo che però al di là del PNRR, al di là delle varie misure che vengono prese opportune per il rilancio e lo sviluppo del Mezzogiorno, il problema a mio parere è anzitutto culturale, di mentalità e se volete valoriale. Per i giovani, i nostri giovani, il futuro è più minaccia che promessa. Giovani che sono stati descritti variamente nelle varie analisi della condizione giovanile, vorrei indicarne almeno alcune. Ci ritroviamo in un contesto culturale dove si dice che viviamo in un'epoca delle passioni tristi e dove un'innegabile tristezza attraversa la società attuale. Cosa c'entra la tristezza, le passioni tristi con il PNRR? C'entra molto, perché uno sviluppo, anche il migliore sviluppo possibile, che non tenesse conto della condizione giovanile, dell'aspetto culturale, anche religioso dei giovani, giovani che appunto vivono in queste contraddizioni loro stessi. E mi chiedo infatti se i giovani sono consapevoli veramente delle opportunità che sono in gioco con il PNRR, se lo conoscono, se sono incentivati, aiutati, accompagnati, sostenuti. Credo che occorre pensare ad aiutarli a capire, aiutarli a mettersi in gioco, accompagnarli, perché soprattutto i più poveri e sprovveduti non riescono a stare al passo. La Chiesa e la Chiesa Campana è disponibile fin da oggi a dare un supplemento d'anima a questo progetto e ad aiutare, ad accompagnare i giovani ad entrare in questa dinamica di sviluppo. Grazie e buon lavoro.